Questa è la crostata con crema pasticcera alle mele, quindi come prima cosa di questa squisitezza ti mostro come fare la pasta frolla. In un contenitore bisogna mettere 300 g di farina bianca 00 con 150 g di burro, che io direttamente nella ciotola lo vado a tagliare a pezzettini. Questo è burro freddo, si ammorbidisce a temperatura ambiente. Metto 150 g di zucchero semolato bianco e un pizzico di sale. Questo farà risaltarne i sapori. Separa due tuorli dagli albumi perché ti servono e metti anche nella ciotola un uovo intero, un pizzico di lievito è opzionale questo. Mettine dai 2 ai 3 g. Devi impastare il tutto molto velocemente fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Nell'impasto della frolla ci devi mettere dell'aroma di limone. Non devi scaldare troppo l'impasto, altrimenti il burro si squaglia troppo e rende difficile impastare e poi non riuscirai più. Comunque, metti una volta che hai l'impasto pronto il panetto di pasta frolla in frigo, coperto a riposare per almeno mezz'ora. Per la crema pasticcera, invece, in un pentolino da latte devi mettere 500 ml di latte. Con dell'aroma di limone, io uso la fialetta e ne vado a mettere un po' più della metà, ma tu potresti utilizzare la scorza di un limone con la buccia edibile. Se lo fai, usa solo la parte gialla del limone. Il latte va poi scaldato, io ci metto anche della pasta di semi di vaniglia. Devi mescolare in una ciotola, metti solo 4 tuorli. Con i tuorli devi mettere 150 g di zucchero semolato bianco e mescola con una frusta da pasticcere oppure usa un cucchiaio di legno come faccio io. Fallo fino a che i tuorli sbiancano, dopodiché devi aggiungere 70 g di farina, questo farà da addensante. Poi mescola il tutto e una volta inglobato, il latte dovrà aver preso a sobbollire. Quindi, travasa nella ciotola parte del latte e comincia a mescolare per sciogliere il tutto. Quando vedi che nella ciotola non ci sono più i grumi, devi ritravasare il composto nella pentola da latte e in seguito devi mescolare fino a che la crema ti si addensa. A questo punto, che la crema pasticcera sia addensata, deve solo raffreddarsi. Io la copro e la conservo in frigo. Devi mettere dello staccante spray sulla teglia del forno o in alternativa puoi imburrare e infarinare la teglia per crostate. Stendi con un mattarello la frolla e poi devi adagiarla sulla teglia e sistemarla con le mani. Io con una forchetta buco il fondo della crostata in modo che poi non ci saranno bolle e quando la crema pasticcera si è raffreddata, essa va messa sulla frolla e stesa accuratamente, aiutandosi anche con il dorso di un cucchiaio. Comunque, io utilizzo 2 mele e mezzo, sono mele dalle medie dimensioni, vedi un po' te quante te ne serviranno. Dopo averle sbucciate, prive di torsolo, vanno tagliate a fettine e semplicemente disposte sulla torta in modo da decorarla con le fettine di mele. Sopra la torta, prima di infornarla a 180 gradi in forno preriscaldato, io ci vado a spolverare sopra un po' di zucchero avvanigliato e poi la vado a cuocere per un'oretta o comunque fino a che vedi che la crostata si dora e si cuoce. Una volta estratta la crostata di mele dal forno, io ci ho spruzzato sopra della gelatina spray, questa è per lucidare la frutta, e ci ho messo un altro pizzico di zucchero semolato vanigliato. Sforma la torta solo quando essa si è raffreddata. Buon appetito!